Iscriviti al canale e attiva la campanella per ricevere notifiche sui nuovi video. Nelle ultime ore, siamo stati testimoni di una storia toccante che ha colpito profondamente la comunità, la storia che ha commosso molti di noi. Elena, nel corso di un'intervista a Dritto e Rovescio, ha condiviso parole strazianti riguardo alle ore tremende che sta vivendo insieme alla sua famiglia. Un periodo difficile, ancora più devastante dopo la perdita della madre. Il focus si sposta sulle circostanze della morte di Giulia, la sorella di Elena. Elena ha espresso la sua lacerante ricerca di comprensione, perché Filippo, se davvero amava sua sorella, ha tentato di possederla anziché limitarsi ad amarla. Un interrogativo che ha scosso la comunità, portando ognuno di noi a riflettere sulla complessità delle relazioni umane. Giulia, una persona amata da molti, è stata l'ultima a comunicare con Filippo. Hanno discusso di dettagli apparentemente banali, come l'abbigliamento per la laurea. Tuttavia, il destino ha preso una piega inaspettata, portando a una tragedia che ha sconvolto tutti coloro che erano vicini a Giulia. Le parole di Elena, condivise attraverso diverse stories su Instagram, hanno rivelato il suo stato d'animo e la sua gratitudine verso coloro che le dimostrano affetto. Un'emozione palpabile, nonostante il dolore, Giulia ha concluso le sue stories con un cuore spezzato, chiedendo comprensione e rispetto per il suo bisogno di tempo per riprendersi. Un appello diretto a non insistere nelle chiamate, poiché sta attraversando un periodo difficile sia mentalmente che fisicamente. In questo momento di dolore e riflessione, ci uniamo tutti nel rispetto del suo desiderio di tranquillità e di ripresa. Grazie per aver guardato, iscriviti al canale e attiva la campanella per ricevere notifiche sui nuovi video.